Ciao ragazzi, qui Joe da The Nerd Herd e oggi vediamo le caratteristiche della Challenger Mod 11. Per prima cosa, un paio di premesse. Per chi di voi fosse nuovo del mondo Android, la Challenger Mod è quella che si dice una custom ROM. Per custom ROM intendiamo del software che sostituisca quello già presente sul vostro dispositivo, ma lo spiegheremo più dettagliatamente in un altro video. La Challenger Mod è una delle migliori ROM personalizzate ed è arrivata ormai alla sua versione 11. In questo video la vedrete su un Nexus 5, ma sappiate che è disponibile per molti dispositivi. Molti, molti dispositivi. Come dicevamo, la Challenger Mod, o Challenger o Chano per praticità, è una custom ROM. In particolare, questa è basata su Android Stock, quindi in pratica riprende le caratteristiche e l'aspetto di Android puro ed aggiunge varie funzionalità e tweaks. Questo significa che anche in dispositivi come i Samsung che montano la TouchKit o gli HTC che montano la Sense, tramite la Challenger voi potrete godere della fluidità e delle performance dei Nexus. Allora potreste dire perché installarla su un Nexus? Perché, come dicevamo, la Challenger aggiunge anche molto di più. In termini di personalizzazione, nessuna skin proprietaria raggiunge i livelli di una custom ROM. Potete modificare praticamente di tutto, dalla boot animation alla barra delle notifiche. Nella Challenger, così come nella Paranoid Android ed in tante altre, è presente inoltre un gestore di temi, che vi permette di modificare tutto il sistema secondo uno stesso stile, trasformando il vostro dispositivo ora in un Xperia o in un Galaxy e magari il giorno dopo in un HTC One. Tutto a portata di un tap. Novità dell'ultima release di questa ROM è la vetrina temi, che vi consente di accedere ad una quantità incredibile di temi gratuiti ed a pagamento, ma non solo. Grazie a questa app potrete inoltre modificare i singoli scomparti, avendo per esempio la navbar di un tema e l'aspetto globale di un'altra. Le opzioni di personalizzazione non finiscono qui. Avrete inoltre a disposizione tantissime scelte diverse per quanto riguarda la barra delle notifiche, il lock screen, i toggles, eccetera. Inoltre non è da sottovalutare l'aspetto delle performance. Essendo la Challenger basata su Android Stock, dimenticatevi tutti quei lag dovuti alle skin proprietarie sui vari Samsung o LG. Tutto è perfettamente fluido e scorrevole, ma è un'incertezza o nulla di simile. Anche la durata della batteria, nella maggior parte dei casi, è superiore alla media, e non avrete problemi ad arrivare sino a sera con utilizzo medio intenso. Come un sistema operativo proprietario, anche la Challenger riceve aggiornamenti. Tuttavia, questi sono quotidiani ed aggiungono continuamente funzionalità e miglioramenti, diversamente da come avviene per vie ufficiali, che richiedono settimane se non mesi di attesa. Inoltre è da ricordare che una volta installata, gli aggiornamenti avvengono over the air, ovvero semplicemente sul dispositivo, tramite Wi-Fi. Tenete presente che gli update sono principalmente di due tipi, nightly e stable. Le nightly sono pubblicate tutti i giorni, ma tuttavia possono contenere alcuni bug. Le release stabili sono meno frequenti, ma sono in genere del tutto esenti da problemi vari. Come potete vedere, comunque, anche con una nightly come quella che montiamo in questo momento, non abbiamo rilevato nessuna difficoltà nell'utilizzo quotidiano. Qui da The Nerd Herd è tutto, un saluto, alla prossima!